Gestione dell'accoglienza dei profughi, fondi agli sgoccioli. A livello nazionale mancano all'appello 600 milioni di euro. Cosa accadrà nel momento in cui anche le ultime risorse finiranno? La Lega è sul piede di guerra. Ma io adesso questo lo vorrei chiedere naturalmente alla Caritas, lo vorrei chiedere a tutte quelle onlus di sinistra, quelle cooperative che li hanno accolti a braccia aperte, e adesso vediamo se le braccia rimangono aperte anche quando non ci sono più i soldi. Bisognerebbe chiedere a questo governo di centrosinistra, naturalmente innanzitutto al ministro dell'Inferno, perché non è più il ministro dell'Interno, e naturalmente al Premier Renzi, cosa intende fare, se intende mandare a casa chi non ha lo status di profugo e che non scappa dalla guerra, e gli altri naturalmente devono essere inviati a casa loro, anche perché una settimana di permanenza nei nostri territori costa come il biglietto di ritorno. Il sindaco del capoluogo Giovanni Manildo sposta il tiro su Bruxelles, l'Europa deve mantenere gli impegni presi. Beh, il tema economico è un tema grande, enorme. L'Europa aveva garantito un sostegno, su questo l'Italia deve farsi sentire, perché l'accoglienza non è un tema soltanto italiano, ma l'Italia, diciamo, è il confine dell'Europa, con appunto abbiamo gran parte del nostro confine lambito dal mare. Quindi è un costo che deve essere armonizzato e assorbito, scusa, da tutta l'Europa, e questo probabilmente un commissario che aiuti, che rafforzi la politica del governo, ci si faccia sentire un po' di più in Europa e si ristabilisca un equilibrio, penso che sia una cosa positiva.